Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Dammi tutto adesso, tutto quello che hai. GLFM Magazine incontra Nesli. Ciao Nesli. Ciao. Benvenuto sull'FM Magazine. Grazie. Allora, parliamo del tuo brano sanremese, Buona Fortuna, una lettera d'addio, ma molto bella, perché ci si può lasciare anche senza insulti, senza rancori. Assolutamente, vale la pena nel caso in cui accade di scriverci una canzone, visto che è così raro nella vita, direi. Sì, Buona Fortuna Amore è una lettera proprio d'amore, però invece di essere una lettera che celebra l'incontro, l'essere vicini, è l'esatto contrario, celebra proprio la fine, l'addio e l'essere lontani. Quindi, come dicevi tu, però senza brutti sentimenti o rancorosi, anche perché accade con un po' di tempo, quindi il tempo cura un sacco di mali e nel momento in cui siamo un po' più consapevoli, allora mi è venuto in mente di celebrare questo amore finito, diciamo. Questo amore finito, sì. La persona che ha ricevuto la lettera cosa ha detto? Ma ne ha dette tante, perché è stato comunque un amore a fasi alterne e no, niente, poi non c'è stato replica, diciamo. Essendo celebrazione di un addio, è stata proprio tombale questa lettera. Mm-hmm. Quindi non aveva... Non ci sono stati strascichi? No, assolutamente non c'è stata replica. Il tuo CD suona molto live, ad ascoltarlo, è una sensazione di ascolto, è nato proprio così? No, è vero, hai detto bene, perché è tutto interamente suonato, con strumenti e da musicisti, non c'è utilizzo di computer, campionamenti, quindi è stato, come dici tu, suonato live interamente, e anche se fatto in studio e fatto poi con l'utilizzo delle macchine e dei computer. Ma l'attitudine di tutto il disco è comunque live. Quindi noi speriamo di vederti presto live anche qua in Sicilia, ti strappiamo una mezza promessa. Guarda, me lo auguro, anche perché è una formazione nuova, due chitarre, basso, batteria e tastiere, così che si può riprodurre fedelmente il disco, e quindi mi auguro di... Quindi chi verrà ad ascoltarti live non sentirà un altro disco, sentirà quello. Sentirà assolutamente quel disco. Okay. e qualcosa del mio passato e un passato più recente riarrangiato e proprio sfruttando il fatto di avere cinque elementi sul palco. Allora, parliamo di qualcosa di più di cinque elementi sul palco, ovvero un'intera orchestra che ha suonato per te a Sanremo. Com'è stato calcare quel palco? Che emozione, l'orchestra? Allora, è stata... Io poi me la sono goduta tantissimo, in realtà, per me. Prima esperienza di tante cose, orchestra, prima esperienza legata al fatto che ho presentato un'immagine musicale un po' diversa, quindi se andavo a pensarci bene non l'avrei quasi dovuto fare, perché l'emotività sarebbe stata troppa, però sono riuscito a vivermela molto bene e, come dicevamo prima, la cosa che è fatta ed è studiata affinché tu non arrivi lì impreparato a livello emotivo è quella che hai diversi incontri a rate, le prove su Roma con l'orchestra in cui vieni presentato tu a loro e loro a te e suonano realmente il pezzo per la prima volta e poi da lì hai diverse prove, quindi è tutto costruito in maniera tale che tu possa metabolizzare questa emozione, perché sennò sarebbe, credo, quasi disumano, no? Da quanto certo. Forte è. E, però la parte quella che mi ha più colpito è stata la prova su Roma, quando suonano per la prima volta il brano e tu che lo sentivi a casa o in studio, comunque conosci quella canzone in diverse forme, sentirla lì con tutta quell'orchestra, okay. Fa un effetto pazzesco. Immagino. Allora, vorrei fare un attimino un passo indietro alla fine. La fine, che era una canzone nata da un momento assolutamente brutto tuo, messo online, che diventa in realtà un momento di riscatto tuo e quindi la famosa luce alla fine del tunnel. Sì, quel brano era la fine, perché cioè, la veridicità di quel pezzo è che non era nulla di diverso dalla fine, in tutti i sensi. Sì. Quindi rappresenta quello, è una fotografia anche tristissima, se vuoi, di un momento preciso, però poi in realtà ha preso
cioè è proprio cresciuto in stile seme e albero e ha goduto totalmente di vita propria. Io non ci ho potuto far molto, anche perché è accaduto non in maniera immediata. La forza del web nel 2009 e di Facebook era forte, stava iniziando ad esserlo, ma non era così dirompente come ora, e quindi l'ho visto poi nel tempo, e in quel tempo tale che è maturato per arrivare poi anche alla cover di Ferro, e quindi proprio una canzone fortunata, totalmente fortunata e con un percorso totalmente inaspettato, imprevedibile, credo irriproducibile sulla carta, ecco. Quando hai capito che stava diventando la chiave, stava diventando la tua chiave di svolta? Quando faceva tipo 20.000-25.000 visualizzazioni al giorno il video su YouTube, lì ho detto: mi sa che c'è qualcosa, che mi sono perso, che sta accadendo. Ho capito. E quando invece è arrivata la telefonata di, presumo, la telefonata di Tiziano che ti ha chiesto proprio quel brano lì? È stata la telefonata del mio editore, che aveva ricevuto la telefonata di Tiziano che voleva quel brano lì. È accaduto 3 anni dopo dalla pubblicazione del pezzo, quindi io comunque ho un effetto così dilatato. No, io sono stato felicissimo, cioè non ci ho pensato neanche un secondo, come me l'hanno chiesto ero stracontento e sorpreso, perché comunque una scelta coraggiosa. Ancora più sorpreso quando poi l'ho sentita e praticamente l'ha lasciata identica, non l'ha cambiata molto, ecco. Visto che racconta una parte tua molto intima, come l'hai vissuta ascoltandola cantata da qualcun altro? Pazzesco, dici. Beh no, l'effetto è pazzesco, perché quando la canta lui e soprattutto quando la canta tutto il forum, quando lui la portava in giro, e dicevo pazzesco, perché molti magari la cantano e non sanno che stanno cantando la mia storia, e quella roba lì è una figata. Quando lui l'ha fatta X Factor, nel medley ci ha chiuso, e vedevo un sacco di ragazzini che la cantavano, e io dicevo che figata, magari non lo sanno mai nemmeno, però è, stanno raccontando la mia storia. Ma magari è diventata anche la loro storia? Senza magari, è diventata poi la storia, tanto da diventare la storia di un altro cantante e di un cantante così prestigioso, quindi è diventata poi di tutti. E mi piace che non per forza tutti debbano sapere che è mia, cioè è importante che non hai so. Questa, diciamo, velleità. No, la velleità è che la canzone, che qualcuno la canti. Ok, tu hai fatto una virata, no? Sei passato dal rap, sei passato al pop, perché tu raccontavi l'altra volta in un bellissimo firmacopia alla Feltrinelli di Catania che è stata una tua esigenza. Molti non l'hanno accettata questa cosa, tu come la vivi? Bene, perché sono molti e molti e molti di più quelli che in realtà l'hanno accettata, capita, e io comunque ho avuto un riscontro dal pubblico tramite il televoto nella settimana sanremese pazzesco, e quelli erano numeri evidenti che io ho potuto vedere. Io li conoscevo per quanto riguarda il web e il mio mondo, e la mia pagina Facebook, che è un po' la chiave, una serratura che dà sulla mia stanza, però lì l'ho visto. E comunque quel seguito me lo sono portato lì in un contesto che magari non per forza guardava quello spettacolo o legata a quella rete o a quegli orari, ecco. Quindi sono molti di più quelli che l'hanno accettato. Quindi non ti sei creato un problema? No, alla fine? No. Ok, allora noi siamo a Catania. Tu sei stato qui una settimana in Sicilia praticamente, sì, girovagando, con grandissimi attestati di stima che ti meriti. Grazie. Hai un produttore siciliano, insomma, ti adottiamo? Ma io un pezzerino, guarda, come dico, ci sto prendendo gusto. Ti aspettiamo allora quest'estate? Mi auguro di sì, assolutamente. Okay. Magari ci sto anche un'altra settimana. Anche 2-3. Grazie. Grazie a voi. Un saluto per le fam da Nesli, andrà tutto bene, yeah!